Quebec City è il momento di andare a seguire insieme lo Shore Program Maschile. Vediamo inquadrato il presidente dell'ISUL, Ottavio 50, ovviamente che sta seguendo le gare dal pavillon de la Jeunesse Exposité a Quebec City. Ed ecco sul ghiaccio il primo atleta, Yuzuru Anyo, il giapponese. Ricordiamoli allora i sei finalisti di questa finale del Grand Prix. Vedremo subito Yuzuru Anyo appunto per il Giappone, e poi Javier Fernandez, Michael Bresina, Jeremy Abbott, Daisuke Takahashi e Patrick Chan. Davvero tanta attesa per questa gara, perché ci hanno appassionato in tutte queste sei tappe di Grand Prix, Franca. Eh sì, i signori uomini hanno veramente dimostrato di essere al top già dalle prime gare, si superavano volta per volta, abbiamo visto delle performance eccezionali già sino ad ora, vediamo che cosa ci riescono a mostrare oggi. C'è un errore purtroppo sul quadruplo toe-loop. Ma che triplo axele, da una controvenda esterna indietro a una velocità stratosferica. Questo è un elemento che dovrebbe sicuramente prendere dei più. Molto bene. Fili profondi, corpo usato in maniera egregia per la sequenza di passi. Yuzuru Anyo, questo ragazzo di 17 anni appena compiuti, li ha compiuti proprio il 7 di dicembre, davvero possiamo dire che è stata un po' la rivelazione di questa stagione di Grand Prix, perché tra l'altro è andato anche a vincere, ha vinto alla Cup of Russia battendo di pochissimo Javier Fernandez. È un grandissimo talento, si vede. A te piace molto questo ragazzo? A me piace ragazzo. Moltissimo questo ragazzino, beh, intanto per la giovane età, per la maturità che già dimostra sul ghiaccio, per la qualità dei suoi elementi tecnici. Oggi d'accordo con questo errore sul quadruplo toe-loop, ma guarda che ampiezza di salto, che piegamento, la posizione in aria superba, dopo non è riuscito a tenere l'arrivo, ma ok, e questo è fantastico, filo esterno indietro, filo esterno avanti,
partire un triplo Axel da quella situazione, io non so veramente quanti pattinatori al mondo possono farlo. Che qualità tecniche! È davvero un elemento difficilissimo. Qui ha salvato, vedi, era già un po' indietro, è riuscito a recuperare, buttarsi un po' in avanti e recuperare il triplo Tolb. Quindi già in grado anche di gestire delle situazioni complicate. Ed è un ragazzino, come vedi, mi faceva tenerezza perché si porta il peluche sul Kiss and Cry. È proprio un bimbo al suo peluche. Ancora. Ed eccolo il punteggio per Yuzuru Hanyu, 79-33 con 43-26 per i Technical Elements, 36-07 per i Program Components.